Allora, andiamo a fare un po' di esercizi che mi sono stati segnalati e che, quindi questo discorso lo interrompiamo momentaneamente, andiamo a fare qualche esercizio, altri due esercizi. E allora, primo esercizio, mi è stato richiesto di fare questo limite per x che tende a 0 di 2 alla x più 1 mezzi tutto elevato alla 1 di x. Ok? Allora, questo esercizio mi dà la possibilità di illustrare che si tratta di una forma indeterminata, perché noi abbiamo fatto la forma indeterminata di prodotti, rapporti, ma non della potenza. Allora, qui x tende a 0, quindi 2 alla 0 fa 1, 1 più 1 fa 2, la base tende a 1, ma 1 su x tende a più o meno infinito. Ok? Più infinito se x tende a 0 da destra e a meno infinito se x tende a 0 da sinistra. Si tratta di una forma indeterminata, perché 1 alla infinito è una forma indeterminata. Allora, perché? Dovete tenere presente questa identità qui. Io ho a elevato a b. A è un numero maggiore di 0. Questo qui, se vi ricordate, l'abbiamo già scritta questa identità. È e l'esponenziale di b per il logaritmo naturale di a. Mi torna? Perché questo è, se io ho questa funzione a elevato a b è un numero positivo, quindi se ne può fare il logaritmo. Allora, quando faccio prima il logaritmo di un numero positivo e poi ne rifaccio l'esponenziale, torno al numero di b. Ma il logaritmo di a alla b è b per logaritmo di a per le proprietà delle potenze. E quindi poi rifacendo l'esponenziale viene esponenziale di b. Quindi voi vedete un attimo che se a tende a 1, questo logaritmo tenderà a 0. Se b tende a infinito, che cosa avete? Una forma indeterminata del prodotto del tipo 0 per infinito. Dovete sciogliere questa forma indeterminata, dopodiché, se questo per esempio il prodotto tendesse a 3, quello tenderà all'esponenziale di 2, perché l'esponenziale è una funzione di 2. Quindi io posso cioè scrivere che 2 alla x più 1 mezzi alla 1 su x non è altro che l'esponenziale di 1 su x per il logaritmo naturale di 2 alla x più 1 mezzi. Ok? Ok. Allora, però c'è un problema adesso. Adesso vedete che questo tenderà a più o meno infinito, a seconda da destra o da sinistra, e questo non so che cosa fa. So che tende a 0. Che questo tendeva a 1, logaritmo di una cosa che tende a 1 tende a 0 quando x tenderà a 0. Però vorrei saperlo sviluppare. Allora, come posso scrivere? Per x che tende a 0, logaritmo di 2 alla x più 1 mezzi, come lo posso scrivere? Allora, posso fare così. Posso, per esempio, scrivere. Allora, la cosa importante da sviluppare è 2 alla x. 2 alla x chi è? È l'esponenziale
di x per logaritmo 1 di x stesso dividimo. Quindi questo chi è? È 1 più x logaritmo 2, ricordatevi che x tende a 0, più o piccolo di x. Allora, se x tende a 0, x logaritmo 2 tende a 0. Che cosa sto applicando? Sto applicando la formula di McLaren dell'esponenziale che abbiamo fatto prima. 1 più la quantità che tende a 0 più qualcosa di ordine superiore a questo. Ma questa è una costante per x all'ordine di x, una costante diversa da 0. Quindi ordine superiore a questo significa o piccolo di x. Andiamo a sostituire. Quindi qua mi viene logaritmo di 1, 1 più 1 fa 2, più x logaritmo 2, più o piccolo di x, mezzo, uguale, continuo qua, quindi lo riscrivo, anzi lo riscrivo qua, logaritmo di 2 alla x più 1, mezzi, uguale, logaritmo, adesso 2 fratto 2 fa 1, più x mezzi logaritmo 2 più o piccolo di x, che o piccolo di x fratto 2 fa o piccolo di x. Ora, adesso ci serve un altro sviluppo che non abbiamo ancora fatto, lo sviluppo di McLaren del logaritmo di 1 più t. Lo sviluppo di McLaren del logaritmo di 1 più t è t, per t che tende a 0. Cioè, questo, logaritmo di 1 più questo è uguale, ci togliete l'1, è uguale sulla prima. Veramente sarebbe t più qualcosa di ordine superiore a questo, ma questo è di ordine 1, qualcosa di ordine superiore a 1 finisce qua dentro. Andiamo a sostituire, andiamo a vedere che succede. Quindi questo a chi è uguale? È uguale all'esponenziale di 1 su x per x logaritmo 2 mezzi più o piccolo di x. Ok? Quindi adesso dividiamo tutto per x, mi rimane l'esponenziale, x è 1 su x semplifica, viene logaritmo 2 mezzi più o piccolo di 1, che o piccolo di x fratto x rimane infinitesimo. Allora, vedete che l'argomento adesso per x che tende a 0 tende al logaritmo di 2 mezzi. Siccome l'esponenziale è una funzione continua, questa funzione qui per x che tende a 0 tende all'esponenziale del logaritmo di 2 mezzi, cioè all'esponenziale del logaritmo di 2 alla 1 mezzo, che chi è? È la radice quadrata. Quindi questo è il limite. Ora, qualcuno mi dice, no, vabbè, ma io ho visto sul libro, là c'era un trucchetto, si faceva in due righe e qua ci sono volute sei righe per fare la stessa cosa. O questo, smontare tutti i limiti. Tutti no, ma insomma, molti di più di qualunque artificio, poi gli artifici te li devi ricordare 50.000. Oltretutto, uno potrebbe obiettare, vabbè, ma qua perdo il controllo. L'artificio l'ho capito, là lo capisco, lo so controllare, qua perdo il controllo. Che significa non si sviluppa? No, qua ce l'ha il controllo. Cioè, ogni volta che io scrivo una di queste uguaglianze, tu la puoi controllare. Siamo vicini a zero. Allora, quando io scrivo che 2 alla x è 1 più x logaritmo 2, più termini di ordine superiore, tu
tu ci metti un millesimo, ti fai 2 alla 1 millesimo con la calcolatrice, ti fai 1 più x logaritmo 2 con la calcolatrice, e vedrai che l'ordine, diciamo, l'errore sarà molto più piccolo di un millesimo, perché sarà di ordine superiore al primo. Chiaro? Cioè, se tu hai dei dubbi su questa identità, tu ti fai due conti con la calcolatrice e la puoi controllare vicino a zero. Ci devi mettere, come si fa? Se stai vicino a zero ci devi mettere un numero vicino a zero, ma non troppo. Cioè, per esempio, 10 alla meno 3. Perché ci devi mettere un numero di questo genere? Deve essere non troppo piccolo, perché altrimenti già se ci metti 10 alla meno 9, già questo non già senti. Cioè, con la calcolatrice rischi di perdere. Se invece ci metti 10 alla meno 3, quel pezzo si vede con la calcolatrice. Allora, facciamo un esempio. 2 alla 1 millesimo, logaritmo 2 è 0,7. 1 millesimo per 0,7 fa 0,0007, quindi 1 più quello farà 2 alla 1 millesimo, deve cominciare con 1. Esempio, 2 alla 1 su 1000 deve fare 1,0007 e poi altro esempio. Allora, se prendo la calcolatrice e faccio 2 alla, dove sta l'elevamento a potenza, 2 alla 0,001, eccolo qua, è 1,0000 30, poi c'è 6,9,3,3,8,6. Torna? E torna sì, perché il logaritmo di 2 non era esattamente 0,7, a parte che era già un po' più piccolo, ma comunque poi la piccola differenza che c'è è dovuta a una correzione del secondo ordine. Chiaro? Quindi tu c'hai dei dubbi su questa e te li chiarisci, c'hai dei dubbi su quest'altra, te li chiarisci. Non puoi controllare, ci vuole un po' di tempo, ma soprattutto piano piano entri in un modo di ragionare che è diverso, che però è più preciso. Una volta che tu lo applichi, il limite si smonta tranquillamente. Ok? Lo posso fare pure con l'artificio, ma non c'ha senso. Non c'ha senso perché questo metodo, una volta che l'avete imparato, è superiore, quindi è come dire uno, che ne so, ha imparato una tecnica calcistica superiore e poi torna indietro a farla in un altro modo, no. Ok? Questo era il primo esercizio. Andiamo a fare il secondo. Qua naturalmente posso fare dei cambiamenti di variabile, no? Potrei fare dei cambiamenti di variabile e quindi ridurre il limite a dei limiti notevoli già studiati. Quelli sarebbero, diciamo, gli artifici più praticabili. Però in questo modo non ho bisogno di fare nulla. Ho bisogno semplicemente. Poi, d'altro canto, questo tipo di ragionamento, questo tipo di metodo, lo faremo, lo svilupperemo tante di quelle volte che diventerà una delle cose che dovreste sapere meglio. Andiamo a fare questo limite qua. Limite per n che tende a più infinito di n fratto la radice ennesima di n. Ok. Allora, questo qua, sul limite qua, vai. Allora, per vedere che fa E,
per vedere che fai. Allora, come si può fare? Andiamo a fare allora. Proviamo a insomma che faccia E, vi dico intanto perché lo so, perché N fattoriale è circa, questo l'avevamo però già visto, era N alla N per E alla meno N, e qua poi c'erano dei, vabbè, poi ci sta un fattore che si chiama radice di un greco n, poi qua c'è 1 più 1 più cn, questo lo so perché non lo ricordo, però se non mi sbaglio che la radice ennesima, allora vediamo un po', se io vado a fare 1 proviamo, volevo applicare i teoremi di Cesare, per quale motivo? Io cosa so? So che 1 più 1 su n alla n, questo l'abbiamo dimostrato, tende a E, ok? Quindi, ma questo qua non è altro che n più 1 su n elevato alla n, ok? Allora, se io però vado a fare n fattoriale fratto n alla n, allora proviamo, prendete questa qua, chiamiamola B con N, andiamo a fare B, scusate, facciamo il contrario, vabbè, no, va bene anche così, andiamo a fare B con N più 1, a B con N più 1, a N più 1 fattoriale fratto N, alla, N più 1 alla N più 1. Ok? Allora, cosa posso dire? Se quando vado a calcolare b con n più 1 fratto b con n, mi viene, questo lo devo girare e devo fare la moltiplicazione, n più 1 fattoriale fratto n fattoriale fa n più 1, sotto mi viene n più 1 alla n più 1 e sopra c'ho n alla n, quindi qua mi viene un n più 1, si semplifica, mi rimane n su n più 1 alla n, questo è il reciproco di questo, quindi se quello tendeva a e, questo tende a 1 su e, ok? Ma allora cosa ci dice Cesaro? Che se i b con n sono tutti positivi, okay. Poi sappiamo che b con n più 1 fratto b con n tende a 1 su e, allora cosa sappiamo? Io dico che per il secondo teorema di Cesaro la radice ennesima di b con n tende a 1 su e,
Questo perché, se vi ricordate, qua cosa devo fare? Devo fare la radice ennesima di b con 1 per b con 2 la radice ennesima di, per b con 2 su b con 1 per b con 3 su b con 2 per b con n su b con n più b con n meno 1. Ok? Il primo termine lo vedo con b con 0, lo chiamo 1, è come se fosse b con 1 su. Allora, se vi ricordate, se una successione converge a L, in questo caso L è 1 su E, allora la successione, la radice ennesima del prodotto di elementi della successione, posto che la successione è sempre positiva, converge allo stesso limite. È il secondo della radice. Allora qua si semplificano tutti quanti, rimane solo b con n, la radice ennesima di b con n tende a 1 su E. Quindi posso dire che la radice ennesima di n fattoriale fratto n tende a 1 su E. Ma questo è, perciò dicevo che invece di dimostrare questo ho dimostrato che il reciproco tende a 1 su E, che è la stessa cosa. È chiaro, questa mi sa che questa dimostrazione l'avevamo già fatta. Quindi questo secondo limite è facile. Poi in realtà sì, sono quasi certo di averla già fatta, perché poi ne ho approfittato per dirvi che con un po' più di fatica si può, diciamo, quella là ti dice sostanzialmente che n fattoriale è circa uguale a n alla n per e alla meno n. Le correzioni però a moltiplicare non tendono a 1, perché era la radice ennesima di n fattoriale su n sulla radice ennesima di n alla n che tende a 1 su n. Quindi qua c'è la radice ennesima di questo, deve tendere a 1, ma la radice ennesima di una quantità può tendere a 1 anche se quella quantità, come in questo caso, tende a più infinito. Quindi in realtà per ottenere questa, che si chiama la formula di Stirling, bisogna faticare un po' di più, non è, diciamo, un esercizio che richiede più tempo. Quindi in realtà però lo sviluppo più accurato è questo qua: n fattoriale circa n alla n per e alla meno n per radice di 2 pi greco qua n. Qui mi pare che c'è 1 su 288 n quadro, ma non ne sono sicuro. Ok, perché da questa si ritorna a questa? Fate la radice ennesima. Allora, come si fa la radice ennesima? La radice ennesima di un prodotto. Questo tende a 1, la radice ennesima tende a 1. Questo è radice di n per una costante. La radice ennesima di questo pure tende a 1. Se vi ricordate, questo l'abbiamo dimostrato. Abbiamo dimostrato già che è la radice ennesima di n. Quindi la radice ennesima e la radice di n tende ancora meglio a 1. Questo tende a n e questo tende a 1 su n. Quando lo mettete, questo vale n, non tende a n. E questo tende, questo vale 1 su n. Quando lo mettete al denominatore, n su n se ne va, 1 su 1 su e diventa. È chiaro? Quindi questo è il limite che veniva richiesto. Altro esercizio, questo è invece facile, è un esercizio banale sui complessi. Era z quadro uguale i mezzi. Allora, z uguale più o meno più i mezzi. Questa è la soluzione. Queste sono l'estrazione di radici quadrati. Allora, modulo di z quadro fa un mezzo, quindi modulo 0 deve fare radica 2. L'argomento di z quadro fa pi greco mezzo, quindi l'argomento di z deve fare pi greco quarti più k pi greco. Sarebbe pi greco quarti più 2k pi greco diviso 2. Diviso 2, 2 e 2 se ne va. Quindi praticamente o è pi greco quarti o è 5 pi greco quarti. O è 45 gradi o è 45 gradi più pi greco. Allora, quando andiamo a scrivere z, z chi è? Il modulo, cioè radica 2, a pi greco quarti chi ci sta?
coseno di pi greco quarti più i seno di pi greco quarti. Questo è radical 2 per radical 2 su 2 più pi volte radical 2 su 2. Moltiplicate e ottenete. Allora, scusate, qua era un mezzo 1 su radical 2, quindi qua è 1 su radical 2, 1 su radical 2, e ottenete la prima radice che è 1 più 1 mezzo. La seconda radice, quando aggiungete pi greco, che cosa succede? Seno e coseno cambiano segno, quindi la seconda radice è l'opposta della prima, quindi tutto è banale. Questo è un esercizio molto semplice. Infine andiamo a calcolare il limite per x che tende a 0 di 1 su tangente di x meno 1 su x. Vabbè, ci manca la parentesi. Questo limite è molto semplice da calcolare, molto semplice. Bisogna prima riconoscere che si tratta di una forma indeterminata. Per esempio, facciamolo da testa. Avete 1 su tangente, la tangente va a 0 più, quindi questo va più infinito, meno più infinito, è una forma indeterminata. L'altra parte viene meno infinito, meno infinito, sempre indeterminato. Quindi è effettivamente una forma indeterminata. Allora, come si fa? Cominciamo a sostituire. Chi è la tangente? È uguale a seno su coseno. Chi è 1 su tangente? È coseno su seno. Allora, sviluppiamo sopra. Per esempio, sopra è 1 meno x quadro mezzi più o piccolo di x quadro. Sotto c'è x meno x cubo sesti più o piccolo di x alla quarta. Ora, quando io dico sviluppo, stiamo parlando di sviluppi di McLaren, x tende a 0, infatti qua x tendeva a 0, quindi sono consentiti. Se x tendeva a 1, tutto questo che sto dicendo non aveva senso. Ok. Dopodiché, allora uno dice, ma io come faccio per controllare quanto? Allora, questo andava infinito, mettiamo x andava a 0 da destra, questo va infinito, e allora forse hai fatto bene. Se non va infinito, hai sicuramente fatto male. Cioè, quando si fanno queste sostituzioni, il comportamento della funzione prima e dopo deve essere lo stesso. Io sto sostituendo, sto sviluppando, sto scrivendo in un altro modo la stessa cosa. Non è che faccio i trucchi col cappello a cilindro, prima tendeva a 5 e poi tende a 7, no. Spiacente, non funziona così. Quindi adesso come si fa? Uguale. Allora, come si fa? Perché questo è uno sviluppo anomalo, perché va a più infinito. Io mi finito o meno infinito, a seconda di adesso la stessa. Si fa come si fa sempre, cioè si mette in evidenza la quantità più grande. Sopra non devo mettere in evidenza niente perché la quantità più grande è 1. Sotto devo mettere in evidenza la x, perché x è infinitesimo, ma x cubo di più. Quindi qua mi viene 1 meno x quadro sesto più o piccolo di qua x al cubo, perché ho messo in evidenza la x, uguale 1 su x mi rimane in evidenza,
Adesso qui c'è 1 meno squadro mezzi fratto 1 meno squadro sesto. Allora qua si vedrà che questo è 1 meno squadro mezzi più o piccolo di x cubo per 1 più x quadro sesti più o piccolo di x cubo. Cioè, se vi ricordate, 1 fratto 1 meno t faceva 1 più t, il termine successivo era t quadro. Quindi 1 più t più il termine successivo è di ordine 4, quindi o piccolo di x cubo. Adesso mi faccio questa moltiplicazione, continuo di qua, guardate, faccio la stessa moltiplicazione continuando di là. Qua viene 1 meno x quadro mezzi più x quadro sesti, 1 meno x quadro più x quadro sesti meno x quadro mezzi, poi tutti gli altri termini sono di ordine 4, quindi più o piccolo di x. Cioè semplifico e qua sempre c'è 1 su x davanti, uguale 1 su x che moltiplica 1 meno x quadro terzi più o piccolo. Allora, se io adesso vado a riguardare queste espressioni, qua ho 1 su x, poi ho meno x terzi, cioè la correzione è, la prima correzione è meno x terzi rispetto a 1 su x. Quindi io adesso posso andare a scrivere, a sostituire qua dentro, questo mi diventa, lo scrivo qua, uguale limite per x che tende a 0 di che cosa? Qua ci scrivo 1 su x meno x terzi più o piccolo di x quadro meno 1 su x. Questi tre termini, ho fatto la moltiplicazione, 1 su x meno x terzi più piccolo di x quadro, sono lo sviluppo di questo. Ci tolgo 1 su x, quindi questo che andava più infinito con questo che va più infinito o meno infinito a seconda di dove va, se ne va e rimane questo. A quanto tende questo? A 0. Anzi, noi non solo abbiamo dimostrato che tende a 0, ma abbiamo pure dimostrato come tende a 0. Cioè, se io ti vado a chiedere adesso il limite per x che tende a 0 di 1 su tangente di x meno 1 su x fratto x, quanto fa? Quanto fa? Guardate sopra, zero. No, non fa 0, questo fa 0, questo è 0 su 0, 0 su 0. E quanto fa? Basta leggere quello che sta scritto sopra la mano. Quanto fa? Una volta che ho fatto, questo chi è? Non è il numeratore. Una volta che ho fatto la differenza, che mi rimane qua? Meno x terzi più termini di ordine super. Quando vado a dividere per x, che mi rimane? Quanto fa? Meno un terzo. Ah, fa meno un terzo. Quindi io ho calcolato questo limite, che è meglio di quello di quell'altro. Quindi, come vedete, vabbè, l'ho voluto fare un po' di... Potevo sviluppare di meno, fare meno conti e mi bastava per fare quel limite. Però, ecco, questo è un problema con gli sviluppi. Fino a che ordine devi sviluppare? Poi ne impareremo. Però c'è sempre un minimo di... perché tu devi fare, devi determinare a priori fino a che ordine devi sviluppare. Se non hai sviluppato fino all'ordine giusto, che cosa ti succede? Succede che non riesci a sciogliere la forma indeterminata. Allora devi tornare indietro e rifare gli sviluppi con qualche pezzo in più, che è fastidioso. D'altro canto, se fai degli sviluppi, come in questo caso, più che... qua non era necessario fare tutti questi sviluppi, qua probabilmente potevo dire che qua era 1 più piccolo di x e che qua era x meno piccolo di x quadro, però l'avreste capito peggio. Ah, se fai degli sviluppi con più termini del necessario, ti fai semplicemente dei conti in più. Questi conti alla fine possono essere inutili rispetto a quell'obiettivo. Questi qui, questi conti per esempio ci consentivano di calcolare questo limite che era più difficile da calcolare. Se questo limite fa meno un terzo, questo limite fa. È chiaro? Quindi questo sistema è del tutto generale.
Ora, questi limiti qua me l'avete probabilmente segnalati, non diciamo i limiti, non l'esercizio sui complessi della pagina, perché questi qua stavano in appendice a qualche paragrafetto dove ci stava qualche artificio per poter fare. Ok? Però in realtà, se le andiamo a fare con gli sviluppi, si fa molto 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 meglio. Certamente le prime volte si prenderanno un po' di cantonate, si sbatte un po' la testa contro il muro, si deve aggiustare un po' di cose, questo, perché questo non funziona, perché quell'altro non funziona, però dopo un po' un imparo e le cose vanno meglio. Va bene, pausa.